È da qualche anno che sta in queste condizioni. Purtroppo la cupola, i raggi solari, il caldo, il freddo, ha creato dei grossi problemi al pavimento che si è sollevato da terra e quindi è stato dovuto essere smantellato interamente per poi ripristinarlo. E finalmente si è riusciti ad ottenere dei fondi che garantiscano di nuovo il pavimento alla cupola, dico all'ambiente sottostante la cupola, e l'utilizzo di questi ambienti che possono essere utilizzati, affidati a scuole di danza, teatro e quant'altro. Insomma, è un ambiente bellissimo, meraviglioso, sottostante la cupola che può e deve essere utilizzato. Finalmente, come avevamo preannunciato, dopo 2 anni di sacrificio, abbiamo iniziato a sbloccare tutte le gare, a sbloccare soprattutto i finanziamenti che in questi anni siamo riusciti ad ottenere con un lavoro oscuro, silenzioso, di cui i frutti si vedranno negli anni a seguire. Oggi siamo all'inaugurazione del primo cantiere, che è quello che interessa il terzo piano, la cupola dell'auditorium, un auditorium che è il punto nevralgico culturale della nostra città che va efficientato. Quando siamo arrivati come amministrazione, purtroppo abbiamo vissuto gli anni della pandemia, per cui un teatro chiuso, un teatro che ha subito molti danni dalle piogge, dalle intemperie e dalle infiltrazioni. Erano diversi anni, seppur giovane come struttura, che non c'era un lavoro di manutenzione. Ovviamente qui abbiamo dovuto lavorare per una manutenzione straordinaria, quindi il rifacimento di tutta la pavimentazione, più la controsoffittatura, più dei lavori di efficientamento energetico, perché l'auditorium è una struttura energivora, consuma molto, i consumi sia per l'aria climatizzata sono veramente costosi, per cui è previsto anche un lavoro di efficientamento energetico. Abbiamo reperito questi fondi, circa 60.000 euro come prima tranche, ma poi ce ne saranno altri 130.000 che serviranno, ripeto, per mettere in funzione questa area che è sottostante la cupola. In realtà sono diversi anni che da quando l'auditorium è stato aperto, non ci ricordiamo che abbia avuto sempre un'attività quest'area dell'ultimo piano dell'auditorium. Ci sono stati dei momenti belli, ma tanti momenti è restato chiuso proprio perché i problemi di infiltrazione si sono verificati sin dal primo momento. Oggi abbiamo la forza economica di fare questo intervento che è forte, è ristrutturativo, rigenerante, oserei dire, per cui ci fa piacere inaugurare questo nuovo corso per la città di Pagani dall'auditorium. Ma preannuncio che i lavori in città saranno tanti, per cui i frutti di questi primi 2 anni si vedranno tra il 23 e il 24. Dopo parecchi anni nei lavori abbiamo ottenuto un finanziamento del Ministero degli Interni, Infrastrutture Sociali, che è quadriennale, praticamente fino al 2024, sono circa 55.000 euro all'anno, più abbiamo quelli dell'efficientamento energetico, quindi abbiamo diviso, due tranche di lavoro qua. Una prima manutenzione straordinaria che prevedeva la sostituzione del pavimento, cercare un po' di mitigare l'effetto serra della cupola, impermeabilizzazione della parte superiore. Il pavimento che verrà messo sarà un flottante, quindi è un LVT in polimero e molto, molto resistente, in modo che sia quel poco di raggio solare che comunque penetrerà. È molto resistente e quindi praticamente potranno fare qualunque tipo di attività, specialmente quelle di ballo, insomma, è molto molto resistente. Per quanto riguarda invece la seconda tranche, quindi il secondo lotto, si prevede l'efficientamento energetico dell'auditorium, pannelli fotovoltaici, rivisitazione delle pompe di calore per l'efficientamento, e se ci riusciamo anche a mettere delle pellicole sulla cupola, pellicole che praticamente riflettono i raggi UV e quindi non creino non creino problemi proprio a effetto all'ambiente interno. serra. Per il momento metteremo delle vele che sono anche a livello architettonico.